15 alla chiusura del calciomercato. 13 secondi, Alfredo. Sì, ci siamo. 10, 9. Facciamo una cosa, io ci provo, eh. Vai, velocizzati. La gente crede in te. Vediamo un po' come. Vai, vediamo un po'. Devi volare, devi volare. Secondo, zero, vai Luca, vai Luca. Non si può, non si può. Non si può. Io ci ho provato. È stato una wow. Sono chiuse le porte di questa sessione invernale del calcio allo Sheraton Hotel di Milano. Il collega pescarese Luca Cinisportitalia era sempre lì pronto a chiudere la porta. Buonasera dallo studio centrale di Giuseppe per un nuovo numero di replay dedicato ovviamente a questa ultima giornata di mercato. Finalmente è finito anche il tormentone del mercato invernale. Ovviamente parleremo di questo momento molto delicato per il Pescara, tre sconfitte consecutive, ma diciamo subito che la giornata di oggi è stata ricca di operazioni da parte del Pescara, ben 5 acquisti e 4 cessioni, quindi 9 operazioni nelle ultime ore. Sono arrivati l'attaccante della Salernitana Giannetti, il centrocampista del Frosinone Tabanelli, dal Benevento il difensore Volta ed il centrocampista Basile. E l'ultimo contratto depositato in Lega è quello del centrocampista del Brescia Pessena. Per quanto riguarda le cessioni, sono andati al Benevento Diambo e Rossi, poi Asensio alla SPAL e Jarozinski alla Salernitana. Ovviamente poi faremo un quadro generico per tutte le operazioni complessive di questo mercato di gennaio. Saluto Andrea Costantini in studio, buonasera Andrea. Buonasera, buonasera Enrico, buonasera agli amici da casa. C'è il posticipo ovviamente nel campionato di Serie B che ci interessa da vicino, no? Esattamente, perché si gioca al Granillo il posticipo tra Regina e Salernitana, a 3 minuti di gioco, 0-0 il parziale. Saluto Maurizio da qui. Allora subito le operazioni in entrata e in uscita della giornata di oggi e anche con le operazioni effettuate nei giorni scorsi. La schermata dunque degli acquisti e delle cessioni per quanto riguarda il Pescara, riduzione soprattutto a centrocampo dopo le entrate di oggi di Tabanelli e di De Sena. Allora, gli acquisti sono Sorensen il difensore, Macin l'attaccante, Odegaard dal Monza, poi Tabanelli, Giannetti l'attaccante della Salernitana, Basit e Volta del Benevento e De Sena del Brescia. Per quanto riguarda le cessioni abbiamo Asensio alla SPAL, poi Bocic alla Prosesto, Crecco al Cosenza, Jarozinski alla Salernitana, Di Grazia all'Arezzo, Elisalde alla Juve Stabia, Antei che è tornato al Benevento, Ventola all'Arezzo, Diambo e Rossi al Benevento. Saluto tutti gli ospiti e li ringrazio che sono in collegamento con noi. Vediamo chi c'è in piattaforma. Allora, c'è il presidente del Pescara Daniele Sebastiani. Buonasera presidente. Buonasera a voi. Allora, intanto dalla regia mi dicono subito se può ruotare il telefonino in modo che la vediamo in maniera orizzontale, un motivo tecnico. Poi saluto Totò De Leonardis, buonasera Totò. Buonasera. Saluto buonasera. Francesco Di Francesco, buonasera Francesco. Salve. Il direttore di ForzaPescara.com Paolo De Carlis, buonasera, buonasera Paolo. Buonasera, ben trovato. Un saluto anche a Francesco Paolo Salviano di Delfino News, buonasera anche a te Francesco. A tutti. Allora, siamo tutti pronti per commentare queste ultime ore di mercato, una giornata ricca di operazioni e soprattutto gli arrivi di Tabanelli e De Sena modificano la zona nevralgica del campo, un Pescara che ha cambiato pelle in questo mese di gennaio. E vorrei sentire subito Totò De Leonardis in attesa di avere il posizionamento del presidente Sebastiani. Totò. Ah sì, l'hai detto tu, praticamente è stata una rivoluzione. A conferma che praticamente secondo me insomma, la società e tutti gli altri hanno preso atto di quello che è capitato in questo allucinante girone d'andata, cioè praticamente sono emersi i limiti di una squadra costruita male all'inizio che
che alla fine ha raccolto pochissimo. Tra l'altro, insomma, siamo arrivati a una specie di gioco dell'oca, questa anche con Breda, la squadra è tornata lì dove aveva iniziato, cioè dopo l'esonero di Oddo, si ritrova alla prima di ritorno con lo stesso ultimo posto, 4 punti dalla salvezza, era la posizione identica, la peggiore difesa e quasi anche il peggior attacco. Quindi sicuramente l'operazione fatta, almeno come idea, credo che sia stata giusta, visto il rendimento della squadra, una specie di, secondo me, anche di mea culpa, avendo preso atto di quello che è successo. Ora il problema è vedere come ricostruire questa squadra. Esatto. Si riparte da zero, voglio dire, quindi da zero con mezzo campionato da giocare, quindi è una cosa tutta da vedere, da capire anche quali sono le possibilità di chi è appunto entrato nella nuova squadra. Faccio un esempio piccolissimo. Ieri, nella partita di ieri, voglio dire, Sorensen e Rigoni, che sicuramente sono giocatori affidabilissimi, almeno sulla carta, come si dice, che però chiaramente hanno fatto errori determinati, tutti e due. Perché? Perché insomma il giocatore va visto se è pronto, come è arrivato, quando non è un fantacalcio, è una squadra da costruire, e questa è la grossa impresa che ora, alla quale deve vincere in questo momento Breda assieme ai giocatori. Allora, prima facciamo un giro d'orizzonti con voi colleghi e poi sentiremo il presidente del Pescara. Allora, vorrei sentire Paolo De Carris su questa ultima giornata di mercato. Buonasera Paolo. Buonasera, saluto tutti, ritrovo con piacere tutti gli amici. Ma io credo che sia questa la pagina di mercato più importante della gestione Sebastiani. A mia memoria non credo che Sebastiani a gennaio, parlo di Sebastiani, intendo naturalmente la gestione dirigenziale, a gennaio abbia fatto così tante operazioni e mirate. Sì, sentivo Antonio, è vero che Sorensen, Odgaard ieri, però sono giocatori che non giocavano da tempo, e fin quando la birra li ha sostenuti, credo che abbiano fatto bene, hanno fatto vedere che comunque sono utilissimi al progetto. Chiaramente un'altra squadra rispetto, come diceva Antonio, rispetto a quella che doveva essere la squadra affidata ad Oddo. Forse c'era bisogno di più palleggiatori, di giocatori più tecnici. Alla fine si era trovata una via di mezzo che non aveva sicuramente trovato soddisfacimento né dell'allenatore, né dei risultati, né del gruppo. Però questa volta credo che il Pescara abbia operato tanto, abbia fatto bene. I nomi che sono arrivati sono tutti molto, molto importanti. Credo davvero che da oggi in avanti si faccia fatica a dire che queste operazioni non siano state sicuramente mirate. Molti giocatori avevano fatto già esperienza con Breda, quindi allora prego tutti, lo solido, dico sì. Mentre ti interrompo, di essere più veloci negli interventi perché abbiamo tante cose da chiedere, quindi vi prego di essere più brevi. Io voglio fare solo una domanda al presidente, visto che sta arrivando. Dopo le facciamo, sentiamo prima il su Asensio volevo fare la tutti, domanda. Poi potete fare tutte le domande che volete. Allora, Francesco Di Francesco. Beh, è certamente una, ci si ripete, però è quella, è la realtà, è una rivoluzione. 9 arrivi e 11 giocatori che sono partiti. Per essere sintetico e accontentare l'amico Enrico, anche perché è giusto di tanto in tanto essere sintetici, il campo darà la risposta, darà tutte le risposte migliori, inconfutabili e inappellabili. Adesso c'è da avere pazienza comunque, perché praticamente è quasi una squadra nuova. Certo. E quindi Francesco, il lavoro per Breda non manca. Francesco Paolo Salviano, qual è stata l'operazione che ti ha colpito di più? Quella di De Sena alla fine, ricordiamo che è stato l'ultimo contratto depositato in Lega. Ma io voglio essere forse un po' off topic, l'operazione che mi ha interessato maggiormente è quella dei ragazzi della primavera che sono andati a Benevento, cioè i giovani di Ambo e Rossi, perché
Secondo me sono due talenti molto importanti che potrebbero veramente avere una carriera fortunata davanti. Ovviamente questo fa tutto parte di logiche di mercato un po' più grandi e dunque secondo me quella è un'operazione che magari può sembrare banale ma non lo è assolutamente. Poi per quanto riguarda Vezzena devo dire veramente un profilo molto interessante, last minute, devo dire che è veramente interessante. Staremo a vedere, Enrico. Allora, Riccardo Klin con questa rivoluzione a centrocampo, ricordiamo che era arrivato già Rigoni, poi Machin come trequartista, l'attaccante Odegaard, poi Sorensen nelle retrovie, insomma fare di più era un po' difficile. Ma guarda, innanzitutto devo dire che le 11 persone che sono uscite erano abbastanza logiche, anzi sono stati molto bravi a piazzare i giocatori perché ne avevamo veramente tanti, è una rosa veramente ampissima, andava comunque un po' sfoltita. E gli acquisti, guarda, tutti gli acquisti io ti dico, lasciamo parlare il campo, perché ci sono grandi nomi che sono arrivati e che hanno fallito e degli illustri sconosciuti che si sono rivelati dei campioni. Quindi su questo io lascerei parlare il campo, però quello che voglio dire è questo, che da quando io seguo il Pescara, e sono quasi diciamo 10 anni, io ho visto giocare dei grandissimi giocatori in questa squadra e quindi do tempo al tempo che tutti questi acquisti potranno farsi valere. Ci vuole un po' di tempo. È vero che siamo in una situazione un po' particolare di classifica, però è anche vero che la prova che abbiamo fatto ieri a me mi lascia tanta fiducia. Bene, allora adesso interpelliamo il presidente del Pescara che vi ha ascoltato, anche se dalla regia mi dicono che deve modificare la sua posizione in Enrico, guarda, io la posizione non la riesco a modificare. Vabbè, adesso durante la pubblicità cercheremo di riordinare un po' le idee. Non l'unica cosa che chiedo, vi chiedo una cortesia se è possibile. Sì. Io ho una mezz'oretta perché poi ho purtroppo un appuntamento importante. Va benissimo. Allora, fino a quando possiamo restare collegati così ci regoliamo. Se facciamo fino alle 9:40 va bene. Allora, Presidente, è stata una giornata ricca di operazioni, di movimenti, ben 9 operazioni oggi. Insomma, questo mercato cosa significa? Che volete dare proprio una scossa alla squadra? State facendo di tutto per ribaltare una situazione dopo le difficoltà che ci sono state nel giorno di andata? Ma io, Enrico, credo che Totò e anche chi l'ha poi seguito negli interventi abbiano fatto una fotografia corretta della situazione del Pescara. Noi siamo partiti quest'estate diciamo abbastanza in ritardo per via dello spareggio play-out e abbiamo fatto una squadra che credevamo potesse fare qualcosina in più sicuramente. Sono successe tante cose, tante situazioni, adesso non stiamo lì a fare tante storie su quello che è successo, però se siamo lì a 16 punti vuol dire che qualcosa non andava bene, perché al di là del fatto di ricevere, perché vi devo dire che io mai come quest'anno ho ricevuto complimenti per la squadra che avevamo allestito, però la realtà è che abbiamo 16 punti, quindi vuol dire che qualcosa non andava. Avete parlato di rivoluzione, effettivamente è una mini rivoluzione, però noi poi sia con Bocchetti che con Repetto noi seguiamo gli allenamenti, vediamo le partite, quindi ci rendiamo anche conto di dove probabilmente questa squadra aveva qualche bisogno in più, perché poi è facile dare sempre la colpa alla difesa piuttosto che quello che segna di meno o quella, però la colpa è quando le cose non vanno bene di tutti, e noi abbiamo creduto, non me ne voglia nessuno dei giocatori di oggi nel Pescara, abbiamo creduto che forse la zona del campo che andava maggiormente rinforzata era il centrocampo. È vero che ci sarà bisogno di avere magari 2 o 3 partite di pazienza, nel senso di dare il tempo a questi giocatori che evidentemente avevano giocato non tantissimo di entrare in condizione, però ci sono tanti cambi per cui l'allenatore può tranquillamente gestire, evidentemente se un giocatore ha 50 minuti di buon livello. Ecco, abbiamo perso anche l'audio?
per Pescara. Sì, adesso la sentiamo, la sentiamo. Per noi come Pescara la cosa più importante è la società del Pescara, quindi noi facciamo di tutto per cercare di mantenere una categoria che per noi è importantissima. E quindi nessuno si deve sentire bocciato piuttosto che messo da parte. Tutti devono dare qualcosa in più, io lo dico già da un po' di tempo, l'ho detto anche una settimana fa negli spogliatoi ai ragazzi, bisogna dare un po' di più. Sono d'accordo con Riccardo quando dice che la partita di ieri non è stata una partita brutta, anzi abbiamo visto qualcosa di sicuramente di più positivo. Però è anche vero che poi devi fare gol, perché sennò rischi di perdere. Allora Presidente, diciamolo chiaramente, la situazione attuale è preoccupante, perché quando si è ultimi in classifica ovviamente non si può essere solo, sereni, no? Solo gli incoscienti non si preoccupano. Cioè, quindi pensiamo un po' tutti, perché lei, essendo a capo di questa società, ha fatto questo mercato proprio perché ha capito che ci sono delle grosse difficoltà. Negli altri anni non erano state fatte tante operazioni, anzi veniva criticato perché molte volte toglieva qualche pezzo pregiato. È una situazione che la preoccupa, o almeno la preoccupava fino alla vigilia di questo mercato, ed è risolvibile? Cioè molti pensano, non è che sia troppo tardi? A me la situazione, troppo tardi se per noi lo è per le 8 squadre che sono là dietro, quindi siamo tutti quanti là nel giro di un punto, due punti, quindi massimo 4 punti, per cui c'è un girone di ritorno intero per recuperare, quindi troppo tardi no. Che siamo preoccupati sicuramente lo siamo, ma lo siamo il giusto, perché comunque riteniamo di avere una squadra che può giocarsela tranquillamente, quindi noi dobbiamo fare il possibile per uscire fuori da queste zone basse della classifica. Abbiamo fatto un mercato che secondo noi è un mercato che ci può dare una mano, poi dopo il campo sarà sempre arbitro di tutto quello che facciamo, però sulla carta abbiamo messo dei pezzi che probabilmente in questa rosa mancavano. Allora, scusami Enrico e finisco. L'unica uscita che è stata un po' controtendenza rispetto a quello che volevamo fare è quella di Asensio, ma Asensio ha chiesto espressamente di andare via e quindi noi non possiamo tenere qui. E qui vorrei intervenire io, Presidente. Sì, chiedeva proprio di Asensio, sì. Allora, domande brevi, risposte brevi. No, velocissimo. Vabbè, sul mercato, insomma, siamo tutti d'accordo che Pescara si è mosso. L'apparenza sembra bene. I giocatori che hanno giocato ieri hanno fatto vedere che comunque sono sicuramente molto affidabili rispetto al progetto. Ma Asensio, se non sbaglio, era stato oggetto l'altro ieri, di un provvedimento disciplinare che probabilmente è stato poi alla base di questa cessione? No, Asensio ha detto molto sinceramente. Ha detto Presidente, facciamo, perché poi non è stato convocato all'ultimo momento, si è allenato fino a venerdì, poi l'avete escluso dalle convocazioni perché è accaduto qualcosa. Stavo arrivando lì, siccome fine di quell'allenamento dove ha partecipato con tutti gli altri, personalmente ci ho parlato dentro lo spogliatoio, mi ha detto che non se la sentiva di andare avanti qui a Pescara. Io sono entrato nello spogliatoio del mister e ho detto di lasciarlo a casa, perché comunque noi vogliamo gente, lo stiamo dicendo dall'inizio a oggi, noi vogliamo gente che sia focalizzata su quello che deve fare, non gente che ci viene a fare un piacere. Quindi Asensio è stato accontentato, nel frattempo ci eravamo premuniti nel cercare un sostituto di Asensio, abbiamo approfittato della possibilità di fare questo scambio con la Salernitana, con Giannetti, che era un giocatore che il mister conosce dai tempi del Livorno. Di Livorno, sì. Anche bene, è un giocatore che ha delle caratteristiche sicuramente diverse da Asensio, però un giocatore che ogni volta che noi l'abbiamo incontrato ci ha messo buon fiore. Ha fatto sempre gol, sì. Lui speriamo che adesso ricominci a fare nelle porte degli altri, e quindi è stato un cambio voluto da questo punto di vista, ma come dicevi tu, Asensio dopo l'allenamento è stato oggetto di un provvedimento mio personale che ha preferito non farlo convocare, perché vogliamo gente che sia sul pezzo e non gente che ci faccia dei piaceri. Quindi Presidente, mi sembra di capire che anche l'atteggiamento della società deve essere, e aggiungo meno male,
un po' più duro nei confronti della squadra, perché per chi si comporta male, ovviamente parlo di atteggiamenti, non per quello che si dà in campo, perché ci risulta che mercoledì Breda ha interrotto l'allenamento perché c'era troppo nervosismo. Venerdì Macin e Asensio sono arrivati in ritardo, nell'ultimo allenamento c'è stato un battibecco anche tra Balzano e Fernandez, quindi questo clima di tensione deve essere gestito con decisioni. Non è che devo insegnare qualcosa, però l'episodio di una mancata convocazione per dopo parleremo del fatto di oggi di Macin. Può servire a qualcosa, perché questa società forse ha abituato troppo bene i giocatori in passato. Ma guardate, io Enrico sono del parere che non è che bisogna far mancare qualcosa per far capire che le cose devono essere fatte in un certo modo. Probabilmente forse in qualche cosa abbiamo anche dato troppo, e così come abbiamo dato troppo io so anche riprenderlo quello che do, quindi non è un problema. Però è evidente che certi atteggiamenti non saranno più tollerati. L'ho detto al mister, noi abbiamo le ultime due ore di mercato insieme. L'ho detto al mister, gli ho detto non ti preoccupare se ne hai qualcuno in più, chi è sul progetto, chi è sul pezzo, bene, chi no può girare intorno al campo perché non è un problema. Noi abbiamo a cuore... Quindi possono andare anche fuori rosa, no? Ma io credo che se sono tutti ragazzi intelligenti come sono, magari danno qualcosa in più per cercare di mettere in difficoltà l'allenatore. Se non dovesse succedere così, chi non è sul pezzo può stare tranquillamente fuori. Io una settimana fa nello spogliatoio sono stato molto chiaro. Chi non si trova bene, chi ha problemi, c'è una settimana di tempo di mercato, può andare via tranquillamente. Così come ho fatto con Asensio, avrei fatto con chiunque altro. Non c'è stata questa risposta, per cui evidentemente i ragazzi sono tutti quanti concentrati su quello che è il nostro obiettivo, che in questo momento è fondamentale per il Pescara. Quindi chi non lo sarà o chi magari in qualche situazione romperà le scatole più di tanto, il mister sa come si deve comportare e la società sarà presente sicuramente. Totò quindi sta cambiando l'aria, perché ovviamente ognuno deve fare il suo, la società doveva modellare, far cambiare pelle a questa squadra, poi toccherà l'allenatore, toccherà ai giocatori, oltre ad avere atteggiamento poi dare risultati anche sul campo, no Totò? Ah, certo, la situazione che si è creata non ha alternative, cioè o si rema tutti allo stesso senso oppure lasciar perdere. Insomma, adesso chiaramente l'organico è sempre, diciamo, non extra large ma quasi, per cui le scelte ci sono. Credo che in questo momento comunque l'esame maggiore sia soprattutto per Breda, perché questa è una squadra, adesso la società l'ha rifondata e l'allenatore l'ha detto. Cambiare, la deve modellare, cioè dargli un'identità. Lui ci ha provato Breda all'inizio con quel suo 3-5-2 che in effetti ha dato anche qualche risultato, però è chiaro che nel momento in cui hai rivoluzionato la squadra ti devi inventare una squadra diversa, magari sulla falsariga, secondo me, di quello che si è visto già nell'ultima partita persa, ma anche per una serie di infortuni, di incertezze, per cui l'esame maggiore deve essere questo, soprattutto Breda in questo momento, quindi non ci sono alternative. Al di là i giocatori ovviamente devono dare quello che devono dare, però il problema è come rifondare questa squadra, come rilanciarla, perché questa è la scommessa che in questo momento tiene un po' in ansia a tutti, perché insomma è chiaro che la situazione in cui si trova il Pescara, se non riesce a svoltare, comunque a costruire una squadra che sia squadra, perché questo è quello che è mancato in questa prima fase, un girone d'andata che è stato veramente allucinante. Ecco Presidente, però c'è anche la lotta contro il tempo, perché ovviamente quando arrivano molti giocatori c'è bisogno di farli inserire. Però qui il tempo non basta più, cioè bisogna fare in fretta. Stiamo parlando di giocatori che non è che sono stati al mare, sono giocatori che hanno, De Siena ha fatto 15 partite, Tabanelli ha giocato, Giannetti ha giocato, anche se è entrato sempre, ma ha giocato. Quindi voglio dire, Rigoni, partite sarà il Rigoni del primo tempo. È chiaro che ci vuole qualche tempo, ma credo. Siccome ci sono tanti giocatori
in rosa, e ci sono tanti giocatori bravi in rosa, perché non è che a centrocampo noi abbiamo fatto una rivoluzione perché quelli che ci sono non sono bravi. Noi abbiamo messo delle pedine in più, considerando che avremmo tante partite anche infrasettimanali, e non ci possiamo permettere il lusso, come abbiamo fatto nel girone di andata, di perdere terreno. Quindi vuol dire che quando qualcuno, siccome ci sono 5 cambi, quando qualcuno non ce la fa, alza la mano e entra il compagno che viene a dare una mano. Ha ragione Totò, bisogna che questa squadra diventi squadra, perché è facile poi dire un bel gruppo quando si vince, poi quando si perde spariscono i gruppi, spariscono. Certo. Non va bene. Poi ripeto, se qualcuno non dovesse sentirsi parte del progetto o dovesse offendersi per il mercato che ha fatto il Pescara, io al mister l'ho già detto, ma l'ho detto anche ai ragazzi, quindi c'è spazio e modo per allenarsi, non c'è problema. Ma credo che nessuno di questi ragazzi che oggi sono nella rosa del Pescara abbia queste intenzioni. Tutti quanti vogliono remare dalla stessa parte, tutti quanti vogliono uscire da questa situazione. Oggi c'è qualche aiuto in più, speriamo. Quindi devono essere intelligenti e capire che se c'è qualcuno che può dare una mano ad uscire da questa situazione, devono solamente sfruttare questa situazione e basta. Allora, posso fare una domanda? Sì, da parte di chi è che vuole fare la domanda? No, io volevo fare una domanda. Sì, velocemente, perché abbiamo. Velocemente. A me interessava soprattutto la posizione di Ambo. Siccome, voglio dire, io nella prima amichevole l'ho scoperto accanto al presidente, un giocatore, prima a Pineto stavamo, insomma, e mi ricordo che insomma in quel momento a me fece impressione, non l'avevo mai visto. Il presidente era ovviamente, che lo conosceva, era più entusiasta di me. Ora, che è successo a questo ragazzo? Perché adesso è stato sempre ai margini, a parte le prime due partite, è stato ai margini della prima squadra, non l'ha mai vista con Brede, e adesso va fuori. Ecco, che è successo? Si è perso? È successo? No, purtroppo è un ragazzo giovane, Diambò è un 2001 ed è un ragazzo che ha bisogno un pochettino anche di farsi le ossa. Devo dire la verità, non è andato a Benevento a caso, perché parlando con il direttore del Benevento, a parte che l'abbiamo dato in prestito con un diritto di riscatto e non l'abbiamo dato definitivo, ma di là di questo, parlando con il direttore del Benevento, che anche lui ha avuto modo di vederlo, come l'abbiamo visto noi e l'aveva anche visto l'altro anno in primavera, devo dire che mi è piaciuto il ragionamento di Pasquale Foggia, il quale mi ha detto: "Press, io prenderei questo ragazzo perché se noi usciamo fuori dalla problematica della salvezza, mi piacerebbe vederlo in campo nella massima serie e fargli fare un po' di partite con noi". Questa cosa mi è piaciuta, ma anche per il ragazzo, perché il ragazzo era un po' demoralizzato e quindi è giusto anche dargli una spinta in più. Però il ragazzo è sempre del Pescara, quindi mi auguro che possa trovare un po' di spazio anche lì. Intanto si allena in un gruppo importante, quindi... Secondo me di Francesco, Salviano e Clinco, una domanda a testa, perché dobbiamo lasciare il presidente alle 21:40. Francesco, sì, Clinco e Salviano. Se posso, ecco, proprio mi collego all'affare di Ambo, presidente, ma è quindi prestito secco o c'è il diritto, l'obbligo di riscatto? E poi, sempre per quell'affare, Riccardo Rossi, che lei conoscerà sicuramente, secondo me è uno dei talenti su cui in mezza Italia ha messo gli occhi, anche la sua posizione, e se magari questo affare era nato per cercare di far venire Moncini qui a Pescara. Va bene, no. Raccogliamo le domande e poi le risposte. Clinco? Dal volo, Enrico, risponde al volo. Diambò è prestito con diritto di riscatto e il valore di riscatto è abbastanza sostanzioso, per cui se Diambò facesse bene, veramente bene, sarebbe un vantaggio per la società, ma sarebbe un vantaggio anche per il giocatore stesso. E nel caso diverso tornerebbe a Pescara con un bagaglio di esperienze maggiori, quindi il prossimo anno magari nel fare il mercato gli troveremmo più posto. E per quanto riguarda Rossi è un, diciamo, è un premio al ragazzo, perché il ragazzo, voi sapete che era andato alla Juve l'anno scorso, avevano un diritto di riscatto che poi per il Covid non hanno giocato, non hanno esercitato, e il ragazzo c'era un pochettino rimasto male. Abbiamo fatto un'operazione come quelle che facciamo sempre, cioè abbiamo il 50% del ragazzo, per cui nulla di più, insomma, ecco, il ragazzo aveva voglia di cambiare aria e noi l'abbiamo accontentato. Allora, Clinco e Di Francesco, Riccardo e poi Francesco.
Press, in questa tornata di mercato qual è il colpo che volevi fare che non è andato come doveva andare? Ma Riccardo, ti dico la verità, io sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Se devo dirti se mi manca un giocatore, ti dico che avrei preso volentieri Pirola in una situazione di attualità e di prospettiva. Però al Monza poi si è fatto male Paletta e non l'hanno fatto più uscire. Io ho già fatto tutto per il ragazzo, perché mi sarebbe piaciuto fare un'altra operazione alla Bettella, per capirci. Francesco? Presidente, acquisti portati a buon fine insieme all'allenatore, ossia vi siete mossi dopo averlo sentito, dopo aver valutato su ogni singolo giocatore, oppure alcuni di questi fanno parte di operazioni che capitano soprattutto negli ultimi giorni, nell'ultimo giorno del mercato di gennaio? No, operazioni fatte in assoluta sintonia, perché noi parliamo sempre, adesso c'è Breda, ma anche quando ci stavamo gli altri allenatori abbiamo sempre avuto una condivisione sui giocatori che andavamo a contattare, perché immaginate se magari prendo un giocatore che ha litigato con l'allenatore da un'altra parte, che faccio? Lo tengo fuori, quindi assolutamente condivisi. E devo dire, come ho detto prima, con Breda, nelle ultime due ore di mercato siamo stati proprio insieme in sede del Pescara e ha vissuto in prima persona quelle che erano le trattative e le situazioni di mercato. Allora, c'è Andrea Costantini che voleva togliersi una curiosità su un'operazione, Andrea. Volevo chiedere al Presidente se effettivamente Massimo Volta sarà un giocatore del Pescara, perché noi abbiamo visto l'ufficializzazione sul sito della Lega di Serie B, ma non c'è ancora l'ufficializzazione da parte della Pescara Calcio. E poi una domanda un po' più tecnica su questo centrocampo che è stato ristrutturato con giocatori e di personalità e appunto di struttura fisica. Avete aggiunto molti centimetri e chili, e se questo equivale anche a una sorta di bocciatura nei confronti di Valdifiori. Quindi queste due osservazioni, Presidente. No, allora, come bocciature, l'ho detto prima, non c'è nessuna bocciatura e nessuno si deve sentire bocciato, perché se uno cerca di migliorare, poi migliora il gruppo, migliora la squadra. Se siamo squadra, la guardiamo da squadra. Se poi ognuno pensa all'orticello suo, allora magari qualcuno se la può prendere come una bocciatura. In pratica la concorrenza stimola la qualità. Ma non è assolutamente una bocciatura per nessuno, perché, ribadisco, io credo che dopo la partita di ieri, ancora di più mi sono convinto che questa squadra può comunque fare bene, se aiutata con alcuni elementi anche di fisicamente un po' più forti, secondo me può farci solo bene, quindi non c'è nessuna bocciatura assolutamente per nessuno. Poi non mi ricordo che mi hai chiesto Volta, per la seconda. Massimo Volta. Volta no, vorrei evitare, non è che non abbiamo ufficializzato, penso che Max lo stia per fare o se non l'ha fatto lo farà fra poco. Però vorrei evitare di sentire sempre le solite considerazioni su giocatori. Volta è un giocatore che noi abbiamo preso in prospettiva futura, nel senso che è un giocatore che verrà a Pescara, arriverà quando starà bene, ma l'abbiamo preso più che altro considerando anche la possibilità di tenerlo il prossimo anno. Devo dire che il Benevento ce lo ha dato praticamente a costo zero. Ma noi l'abbiamo preso proprio perché poi alla fine di questa stagione, oggi ne siamo tanti, alla fine di questa stagione saremo molto meno e quindi cominciamo a mettere qualche tassello anche per il prossimo anno. Però Volta, fate finta che oggi non c'è, perché se no poi devo sentire sempre le solite stupidaggini: avete preso il giocatore rotto, avete preso il giocatore che non è rotto. Volta non in questo momento, non era nei programmi, siccome guardiamo ancora un pochettino più là, l'abbiamo fatto per questo motivo qui. Poi quando sarà pronto, se sarà pronto. Per quanto riguarda invece l'attaccante norvegese Christoffersen, non so se la pronuncia è esatta. Dobbiamo vedere, perché deve fare sempre, dovrebbe fare delle visite e poi vediamo. Comunque c'è ancora tempo, no, per l'acquisizione? Sì, ma lui è svincolato e poi sarebbe un altro discorso, diciamo, in prospettiva. Quindi... Perché sì. L'operazione De Sena proprio si è risolta, per fortuna, negli ultimi minuti, l'ultimo contratto depositato? Perché De Sena è praticamente un figlio di Massimo Cellino. E il presidente fino all'ultimo
avrebbe voluto trattenerlo a Brescia, il giocatore voleva cambiare aria, noi ci avevamo parlato nei giorni scorsi, alla fine era sembrato tutto sfumato per questo motivo. Io ho un messaggio di Massimo che mi dice che quello è come un figlio, non stendo a crederci che vada via da me. E poi alla fine evidentemente la volontà del giocatore ha prevalso e noi l'abbiamo preso, come forse avremmo fatto pure qualche giorno fa. Capone, perché non è andato alla Juventus Under 23? Perché non me l'hanno chiesto. L'opportunità c'era, è saltata per qualche... Non è detto che poi vadano tutto in porto le trattative. No, ma Enrico, allora, io credo, voi lo sapete, Capone è un giocatore, un 99, a mio avviso, può darsi che non capisca niente di calcio, ma sicuramente è uno dei 99 più forti e solidi d'Italia. Questo ragazzo ha avuto sicuramente qualche involuzione, perché se vi ricordate il primo anno che è venuto da noi è come un 2002 di oggi, fece 7 gol in Serie B con una qualità superiore alla media. Io mi auguro che il mister lo riesca a recuperare, perché secondo me anche lui ci può dare qualcosa. Allora, Paolo De Caris, ancora un flash perché stiamo per lasciare il presidente? No, io stavo proprio guardando tutto ciò che arriva dalla rete, effettivamente c'è un'assoluta assonanza su questa faccenda, che riconoscono a questa dirigenza, al presidente Sebastiani, che sia stato il miglior mercato da quando è sulla massima poltrona del sodalizio biancazzurro. Adesso c'è bisogno di assemblare, sicuramente la palla passa a Breda, forse si poteva fare prima, cioè qual è in effetti in questo momento il tuo rimpianto, cioè, rispetto a questo avvio disastroso del Pescara? Secondo te che cosa non rifaresti? Lo riprenderesti Oddo? Ma io lo riprenderei Oddo, perché voi sapete, al di là dell'amicizia che mi lega con Massimo, sapete che io ho una grande stima di Massimo come allenatore. Probabilmente poi le cose magari non vanno come devono andare, sicuramente, tanto lo dico senza che sono abituato a dire sempre quello che penso, sicuramente lui è un gran testone, perché probabilmente per certe cose avrebbe dovuto darci un pochettino più ascolto, però lo riprenderei sicuramente, perché lo stimo come allenatore e come persona, quindi Non rinnego la scelta fatta. E credo che anche quest'estate, se vi ricordate a settembre, diciamo questa fine di estate, e quest'anno è stato un anno un po' particolare, però credo che anche a settembre non credo che tanta gente avesse avuto da ridire sul mercato che avevamo fatto, perché avevamo preso giocatori che erano giocatori importanti, perché Asensio era un giocatore che voleva tutta la Serie B, e non è un caso se Asensio oggi è andato alla Spalla, non è andato a Canicattì, con tutto il rispetto per il Canicattì, è andato in una squadra che sta lottando per cercare di vincere il campionato. E Seter non era conosciuto dai più, però chi lo conosceva sapeva che era un giocatore che aveva delle qualità importanti. E Valdifiore, come Ongalo, voleva tutta la Serie B, abbiamo strappato a tante società di Serie B, abbiamo portato giocatori, Jaruzelski e la Salernitana, nel momento in cui c'è stata la possibilità di riprendersi, Jaruzelski l'altro anno a Salerno ha fatto un grandissimo campionato, nel momento in cui si è aperta questa possibilità la Salernitana ci ha pensato un mezzo secondo per dire ridarmela a me. Quindi purtroppo non tutte le cose sono andate come dovevano, però credo che anche a settembre io mi sono... Voi sapete, io vivo a Pescara, non è che vivo sulla Luna, e sento tanti commenti, sento anche, ho parlato molte volte anche con tanti tifosi veri del Pescara, che mi dicevano: Press, tu più di questo che dovevi fare? E la verità è che noi avevamo fatto una buona squadra, le cose non sono andate come dovevano. Adesso è chiaro che dovevamo metterci riparo, perché per noi al primo posto c'è Pescara. Ecco perché ho detto prima, ma l'ho detto, ribadisco anche ai ragazzi, senza tema di smentita, ragazzi, la cosa più importante è la maglia, non è la carriera che fate ognuno di voi, per cui adesso o si diventa squadra, chi non fa parte della squadra per me può stare fuori, perché non tollero più nessuna situazione che non mi vada bene, perché non è che essere seri, essere corretti, pagare regolarmente, non far mancare nulla deve essere preso per troppa bontà e qualche volta anche per essere stupido.
Io non sono né stupido e posso essere anche uno abbastanza forte e fermo. Il Pescara ha bisogno di salvarsi, quindi oggi c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Chi ce la vuole dare, bene. Chi non ce la vuole dare, il mister sa, è già stato avvertito, che lo deve mettere da una parte e correrà intorno al campo. Io non posso farci nulla. Grazie. Sono le 21:40, Presidente. Grazie, la lasciamo. Grazie per il contributo che ci ha dato in questa circostanza e speriamo che le cose possano cambiare già da sabato contro la Regina. Grazie per il lavoro al Presidente Sebastiani. Ciao. Grazie. Buonasera. Allora, aggiornamento su Regina Salernitana, Andrea. 40esimo 0-0, segnalo che nella Regina subito al debutto i volti nuovi. Montalto, inseguito anche dal Pescara, centravanti titolare, c'è anche Edera, arrivato dal Torino, c'è anche Crimi, che era tra gli obiettivi del Pescara, anche lui subito titolare per la squadra di Baroni. A qualche minuto alla regia, poi proseguiremo con i nostri ospiti collegati ovviamente in piattaforma, tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigio, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Il Superbonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il Superbonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglio 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli
Campanelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Allora, sono le ore 21:47 minuti, ringrazio gli ospiti che restano collegati con noi. Abbiamo cercato anche di collegarci con la redazione sportiva di Sport Italia, che sapete è l'emittente che segue il mercato 24 ore su 24, però i colleghi non possono intervenire in diretta perché sono in diretta anche loro, però l'amico Luca Cilli di Pescara ha chiesto al direttore di Sport Italia Criscitiello proprio un parere sul mercato del Pescara. Lo sentiamo e lo commenteremo perché c'è molto da dire. Il direttore Criscitiello. Vista la situazione di classifica da questo mercato di riparazione, si chiama riparazione per riparare, credo sinceramente che il Pescara dovesse riparare di più e meglio. Tanti giocatori, tanti nomi, però in questo momento ci vogliono giovani e giocatori che conoscano bene la categoria e soprattutto usati sicuri. Il Pescara rischia seriamente, aveva già rischiato tantissimo lo scorso anno, forse dove meritava la retrocessione in Serie C. Purtroppo, sapendo che parlo a chi mi ascolta che ha il cuore un po' ferito, un po' sanguinante per un Pescara che sono anni non riesce a dare più delle grandi soddisfazioni, lo faccio in maniera credo onesta a livello intellettuale. Questo Pescara merita di più, la gente di Pescara merita di più e soprattutto questa piazza, la Serie B la può fare, perché si può andare in Serie A, si può stare anche in Serie B per piazze come Pescara, però devi fare la Serie B con dignità e con grandissima autorevolezza. Manca in questo momento al Pescara un po' di dignità e soprattutto autorevolezza nel campionato. Il mercato del Pescara per me non raggiunge la sufficienza. Volevo essere un po' buono e dire raggiunge in parte la sufficienza, un 6, un 6 meno meno, un 5 e mezzo, striminzito. Purtroppo però sono troppe sessioni di mercato che vediamo il Pescara non protagonista né in campo e né in questa sede ufficiale del calciomercato. Michele, l'ultima, abbiamo visto e ben seguito le squadre di Serie B, anche quelle che lottano per la salvezza, si sono rinforzate tante bene, l'Ascoli su tutte. Per te, come hai detto in precedenza, il Pescara veramente rischia la retrocessione? Il Pescara sicuramente sarà... Cioè la più debole, no, andando al dritto del... La più debole Pescara no, perché il Pescara poi ha una società che ha commesso e sta commettendo tanti errori, però quando arriva in questo caos riesce a restare a galla. Sì. Ma rischiare sempre ti porta poi delle difficoltà oggettive. Sinceramente credo che il Pescara insieme ad altre sia una squadra costruita male, che rischierà la retrocessione, ma non che sia la candidata principale alla retrocessione. Bisogna svegliarsi, bisogna farlo in fretta, mi auguro, perché Pescara è una grande piazza, che il rischio della retrocessione resti un rischio, resti tale, però sicuramente serve qualcosa in più, ma non solo dalla società, non solo dallo staff tecnico, anche dai calciatori, perché sono loro che vanno in campo e secondo me restano comunque, a prescindere, i principali responsabili. Allora, ringraziamo Luca Cilli e ovviamente Michele Criscitiello per queste valutazioni sul mercato. Vabbè, ci vuole dignità, il Pescara sa restare a galla. Paolo De Carolis, sei d'accordo che questa società, come abbiamo sentito prima dal Presidente, forse quando si accorge che sta arrivando l'acqua alla gola, forse riesce, anche con un po' di fortuna, come è successo lo scorso anno, a restare a galla, però non si può rischiare sempre. Ma io comunque ho sentito toni abbastanza forti, cioè, società senza dignità, credo di aver sentito, spero di aver sentito male. Cioè, la dignità è un'altra categoria morale, cioè, questa è una società che l'anno scorso non è che ha rischiato la retrocessione, è retrocessa sul campo, poi chiaramente avrà fatto tesoro, finora sembra di no. Però siamo sempre dentro una logica di una programmazione societaria che puoi indovinare, che puoi sbagliare. Sicuramente questa società ha tanti limiti, tanti difetti, però insomma mi sono sembrate parole molto,
molto forti. E poi ne stavamo parlando prima con Totò De Leonardis, io ho detto che per me, numeri alla mano, questa società è stata dalla gestione Sebastiani quella che ha fatto nel mercato di operazioni il maggior numero di operazioni e soprattutto che ha portato comunque nomi importanti, non ultimo De Sena, ma insomma credo che quelli che oggi siano arrivati non sono né persone né ragazzi alle prime armi sconosciuti né persone che la categoria non la conoscono, quindi sicuramente curriculum alla mano questi giocatori possono essere funzionali al progetto, poi se lo saranno, come sempre il calcio non è materia è materia opinabile, questo lo dirà il campo, lo diranno le condizioni e ovviamente le responsabilità. Però, ora se, vanno mi è sembrato molto forte, sì. Vanno anche l'allenatore Breda, però prima di parlare del tecnico mi rivolgo ad Andrea Costantini, raccontiamo anche questo episodio spiacevole che si è verificato in giornata e che ha coinvolto Macin, in breve. Sì, l'ho anticipato, mi chiedo scusa evidentemente, se l'ho anticipato. Evidentemente poi con i social c'è anche un rapporto diretto, non chiaramente vis-à-vis, però si riesce anche a comunicare direttamente con i giocatori. Su Instagram qualche tifoso avrà scritto a Macin lamentando l'impegno che evidentemente non ci sarebbe stato. Vediamo come ha risposto Macin, non ne azzecco una, sai cosa ti rispondo? Il resto non lo pronunciamo, sono cose anche piuttosto brutte. E chiaramente questo screen ha fatto poi il giro della città e ha suscitato la reazione del Pescara, che ha inteso scusarsi sia come club sia ha chiesto anche al giocatore di esprimere delle parole proprio per scusarsi nei confronti del tifoso. La Delfino Pescara si scusa a nome del proprio tesserato José Macin, questo post è stato pubblicato poco dopo le ore 13 in merito alla risposta poco felice rivolta ad un sostenitore. Il ragazzo commenta così: ho sbagliato a reagire in questo modo ingiustificabile, ma è stata una leggerezza scaturita dal momento di frustrazione e rabbia che sto passando vista la situazione in cui ci troviamo in classifica. Mi scuso con la società, con il mister, con la squadra e i tifosi. E poi c'è un ulteriore screen dove Macin addirittura invita al campo il tifoso perché gli regalerà una maglietta. Diciamo anche però, Enrico, che Macin è a Pescara da pochissimo tempo, quindi non è un giocatore come tanti altri che ha assorbito tutto questo stress negativa. Non dovrebbe averlo stando qui da pochi giorni. Evidentemente sì. Poi non parlo più, posso aggiungere una cosa? Ecco, questo è un elemento dirimente, cioè nel senso sulle qualità tecniche di Macin nessuno può dire niente, cioè non possiamo dire che il Pescara abbia preso l'ultimo, ha preso un giocatore di grande qualità e poi contano anche questi comportamenti, certo, i comportamenti certo. Sono determinanti, se arrivi, giochi in quel modo, alla prima polemica rispondi in questo modo, questo va al di là, la società ha preso uno dei pezzi migliori. Poi Di Francesco. Scusa, peccato che di questo episodio ne stiamo parlando adesso che non c'era il Presidente, ma tanto poi lo chiamo che glielo dirò pure via telefono, perché le scuse stanno a zero. Intanto mi auguro che la società prenda provvedimenti nei confronti del giocatore, magari con una multa, senza andare oltre, anche perché è un giocatore che serve, perché le qualità sono quelle che sono. Però le scuse stanno a zero, perché se io adesso sto parlando, e anche se sono calmo, tranquillo, però per accendere il fuoco do del cretino a qualcuno, magari anche a qualche giocatore del Pescara. E mi metto a dire che può, che non si impegna, chi lo sa perché, e sto andando morbido, perché quella risposta data da Macin non è che è pesante, è pesantissima. E quando l'ha scritta, l'ha pensata tre volte, perché l'ha pensata, l'ha scritta e l'ha riletta, ditelo a Macin, che mica siamo degli imbecilli totali. Dove è troppo comodo quando qualcuno ti fa notare che hai commesso un errore imperdonabile, dire ho sbagliato, chiedo scusa, perdono, vieni al campo e ti do la maglia, perché qui questo rientra nel discorso fatto dal presidente Sebastiani. Adesso i problemi arrivano con l'organico che c'è, con i giocatori che c'erano, che pensano di poter giocare, e uno potrà tranquillamente dire tu ti metti in banchina perché sei l'ultimo in classifica.
siccome io ho preso X e al posto tuo può giocare X, tu sei ultimo, adesso vediamo che succede con questi altri, perché sennò bene. Adesso quello non è uno spogliatoio allora. Dove c'è fibrillazione, quella è una polveriera ed è una cosa vergognosa quello che ha scritto Macini. Non servono niente le scuse dopo, perché nel momento di una discussione... Va bene, Francesco, è inutile che ci ritorniamo, abbiamo capito il senso ed è giusto quello che stai dicendo. Breda ora ha maggiori responsabilità perché la squadra è stata, la rosa è stata ampliata. Totò, in pratica la palla passa a lui? Ah, guarda, mi sembra di averlo già detto prima, secondo me in questo momento appunto, tra l'altro il Presidente ha detto almeno tre volte, ha ribadito che il mercato è stato fatto d'intesa con l'allenatore, l'ha detto in maniera molto chiara, cioè, che significa? In questo momento cioè, l'allenatore è contento di quello che ha avuto e quindi deve costruire una squadra che sia comunque in grado di lottare per salvarsi bene. Voglio dire, quindi ricostruire una squadra, per cui sotto esame c'è Breda, c'è poco da girarci intorno, è lui adesso che deve costruire questa squadra, al di là del punto del saper gestire i giocatori, un organico sempre molto ampio, con tantissime alternative, sia in attacco che negli altri reparti, per cui chiaramente in questo momento chi è sotto esame è sicuramente Breda, perché finora lui è arrivato e ha gestito la situazione che era in quel momento fallimentare, cercando di arrabattarsi con quello secondo, ma anche non secondo le sue idee, magari in base a quello che poteva mettere. Ha costruito una squadra che, diciamo francamente, non è che abbia dato grandi soddisfazioni anche sul piano del gioco, sulla personalità. Adesso deve costruire una squadra che sia in grado di fare questo. Poi insomma, parlare di mercato chiaramente cioè la cosa inutile, perché è solo il campo che lo può, certo. Che lo può dire. Comunque, diciamo, Di Breda, miglior mercato, nella prossima... ma anche Criscitiello, scusami, che dice sì. Quelle cose, di che senso ha? Che ne sai tu di quanto posso valere Baci stavolta o qualcun altro? Per cui insomma è tutto purtroppo da vedere. Purtroppo non c'è stato il contraddittorio perché era registrata l'intervista, quindi no, lo so, ma infatti l'avrei anche evitato perché non è che mi stia molto simpatico. Va bene, allora Di Breda del prossimo impegno con la regina torneremo a parlare tra qualche istante dopo la pubblicità, tra poco. Il superbonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il superbonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigiò, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport.
Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22 e 4 minuti, rientriamo in diretta dallo studio centrale di TV6, sono sempre collegati con noi Francesco Di Francesco, Antonio De Leonardis, Francesco Paolo Salviani, Paolo De Carolis, Riccardo Clinco e saluto, è entrato da poco in collegamento il direttore sportivo Gianni Rosati. Buonasera Rosati. Buonasera a voi, buonasera Enrico. Intanto Andrea Costantini, aggiornamenti su Regina Salernitana. Iniziato il secondo tempo, sempre 0-0 al Granillo tra Regina e Salernitana. Allora, abbiamo invitato Gianni Rosati perché intanto è un ex direttore sportivo della Regina, prossimo avversario del Pescara, conosce molto bene Breda, conosce le operazioni di mercato, come funzionano. Oggi c'è stata la chiusura con questi colpi finali della Pescara, soprattutto al centrocampo, di Tabanelli e De Sena. Ecco, le chiedo subito, Rosati, come valuta queste operazioni della società biancoazzurra, 5 acquisti e 4 cessioni soltanto nelle ultime 24 ore? Tabanelli è un, per la categoria, un ottimo calciatore. De Sena, anche se è già un giocatore esperto, ma insomma è uno che sa il fatto suo, per cui sicuramente il centrocampo hanno fatto due ottimi innesti. Poi è arrivata la punta dopo Odegaard, anche Giannetti della Salernitana. È un ragazzo che si deve rilanciare, negli ultimi anni ha fatto un po' pochino, però insomma è un giocatore che le qualità ce le ha. Comunque questi elementi modificano soprattutto la zona nevralgica del campo, un centrocampo rivoluzionato. Stavamo chiedendo agli altri amici, anzi vorrei far completare prima il giro e poi sentire anche lei, perché la palla ora passa a Breda, sono ben, allora, 3-5, ben 9 volti nuovi con 11 uscite. Ecco qui il quadro generale, sono 31 gli elementi della rosa perché Capone è rimasto, quindi vorrei sentire anche Paolo De Carolis, Riccardo Clinco e Francesco Paolo Salviani su come Breda dovrà lavorare per rilanciare il Pescara. Francesco Paolo. Enrico, oggettivamente il primo lavoro che farei io è in primis, al di là di moduli, schieramenti, eccetera, e inculcare cosa vuol dire giocare a Pescara per il Pescara, perché appunto forse si è perso. Il caso di Macin che è stato detto, ma anche casi precedenti, senza citarli, comunque prima del play-out con il Perugia, hanno dimostrato come forse qualcuno che è arrivato qui a Pescara non si renda conto che
Indossare la maglia biancazzurra è un vanto, ma al di là di queste parole, appunto, concludo dicendo la mia sul fatto che questi giocatori che arrivano, no, devono essere appunto ben impiegati da Breda, ma lo stesso Breda, insieme ai senatori della squadra, dovrebbero cercare appunto di cementare ora il gruppo, e perché comunque di tempo non ce n'è, quindi anche facendo di necessità virtù, no, per concludere. Credo che bisogna subito iniziare a cercare di badare al sodo anziché all'estetica, eccetera. E dunque, per me, e concludo qui passando la palla ai colleghi, secondo me bisogna vedere in primis la voglia di giocare e di dare tutto. Perché non, Paolo non De Carolis, cosa chiedi a Breda? No, chiaramente sì, questo è un punto, è una svolta sicuramente fondante e fondamentale. La partita di Salerno è stata veramente invereconda. Ieri si è visto qualche progresso, lui sta pensando a questa difesa a 4, c'è un ampio dibattito, ho visto che molti giocatori comunque hanno fatto esperienza in B con lui, hanno fatto bene. Adesso sono curioso di capire, adesso non avrà più alibi, non avrà più scuse, cioè da qui in avanti, cioè finora si è potuto dire sì, gli uomini voluti da Oddo, le scelte di Oddo, adesso questo è finito. Oggi con l'ultima operazione è calato sicuramente il sipario su quest'alibi. Adesso Breda da qui in avanti deve dire la sua, fare come la sua storia racconta, e soprattutto deve portare fuori da questa situazione il Pescara. Riccardo, che stessa domanda fatta a Paolo, cosa chiedi al tecnico Breda? Ma guarda, io ripartirei dalla partita di ieri, che per me il Pescara ha fatto per la prima volta una partita da squadra, e su questo organico inizierei a inserire piano piano i giocatori più in forma, e sicuramente quelli che hanno più carattere, perché oltre la parte tecnico-tattica, nella situazione in cui siamo servono persone decise, persone che non tirano indietro la gamba. Una caratteristica che purtroppo noi abbiamo visto fino a poche settimane fa è appunto questa. La Serie B è una categoria anche di forza fisica. Sono contento che abbiamo, come dicevate prima, alzato il centrocampo di centimetri e anche di peso, perché effettivamente quest'anno siamo rimasti un po' leggeri, e quindi con questo organico adesso il mister deve piano piano, ti ripeto, è vero che siamo alla prima di ritorno, però è anche vero che c'è tutto il tempo, perché grazie a Dio la classifica è corta, c'è tutto il tempo per poter con calma mettere 11 persone forti in campo e andare a salvare questa stagione che si sta veramente mettendo abbastanza male. Hai detto tutto bene, però toglierei quel con calma, perché bisogna accelerare. Guarda, però scusami Enrico, se tu adesso inizi la frenesia... No, è senza un po' frenesia, bisogna avere le idee chiare in questo senso. Sì, però io riparto, ti ripeto, dalla partita che abbiamo fatto ieri, a me la squadra è piaciuta, perché anche sul 2-1 è rimasta compatta, ha giocato bene. Questo sì, sì, poi questo non sì. Abbiamo pareggiato per un po' di sfortuna. Però se arriva un centrocampista come De Sena con 200 presenze in Serie A e ha giocato tanta roba. Però chi conosce meglio di tutti Roberto Breda è proprio Gianni Rosati, che l'ha avuto alla sua corte proprio nella Regina, quindi è un destino incrociato tra Reggio e Pescara. E dicevamo, anzi molti sostengono che questa squadra, per caratteristiche tattiche e tecniche, forse sarebbe stata più opportuna per il gioco di Oddo. Molte volte il calcio ha un destino crudele. Beh sì, spesso è così, ma la filosofia di Breda è il 5-3-2, quindi non so se questa squadra, anche secondo me, era più per Oddo che non per lui, però sicuramente lui saprà amalgamare questi, i nuovi con i vecchi che aveva, e riuscirà a mettere a posto la situazione, penso. Ecco, a livello caratteriale, gestire una rosa di 31 elementi, poi ci sono sì dei giovani, però molta gente esperta, può
avere delle complicazioni, non lo so, ci sono stati degli episodi, lei prima non era collegato, quando parlavamo di un clima difficile che si è creato a Pescara, e succede sempre così quando non arrivano i risultati. La settimana scorsa Breda ha interrotto l'allenamento per eccessivo nervosismo, due giocatori sono arrivati in ritardo in un altro allenamento, poi sabato un altro battibecco, insomma l'allenatore come si inserisce in questo contesto? In generale, sicuramente deve ricreare il gruppo, una armonia, e deve essere il primo a mettere certi paletti, ma a usare, come facevano certi allenatori che conosciamo insieme a voi, sia il bastone che la carota. Certi allenatori molto parenti, il grande Tom, sì, beh, ecco, dirlo, mi riferivo a quello là, mi riferivo a lui, bastone e carota, perché non era vero che lui dava solo gli schiaffoni, perché lo schiaffone era l'approccio dove non arrivava con le parole, che non era un molto forbito nel linguaggio, allora arrivava con, però era quello che ti portava a cena, che scherzava con la famiglia. Bisogna arrivare a questo, insomma, la stessa cosa. Ma bisogna essere intelligenti per fare tutto questo, no? Beh, oddio, certamente. No, non è riferito mestiere... non è riferito a Breda, cioè voglio dire, il tecnico che usa maniere diverse e ottiene il massimo. Oggi gli allenatori in Serie A, quelli più bravi, sono più psicologi che tattici, che tecnici. E l'altro è il nostro comune amico Enrico, che è Massimiliano. Massimiliano è un grande nella gestione dello spogliatoio. Poi sulla tattica e sulla la cosa semplice, e magari lui non stima più di tanto Guardiola per le varie soluzioni tattiche che ha, perché dice che troppo tatticismo fa male alla squadra, toglie la fantasia. Però lui è un grandissimo a fare questo. Quindi lei ci dice Breda è abituato a giocare, lo ha fatto in effetti fino a qualche settimana fa con il 5-3-2, 3-5-2 come dir si voglia, però adesso ha cambiato con una difesa a 4, deve anche rischiare forse qualcosa in più, visti i giocatori che sono arrivati, giocherà forse con un trequartista e due punte, questo non lo sappiamo, insomma bisogna osare, perché con i pareggini si fa poca strada. Ah, fai poca strada, anche perché ci sono squadre che magari qualcuno non si aspettava, tipo il Cosenza, che sta facendo bene, sta giocando bene e attua un bel calcio, mi piace molto questo allenatore giovane che è Occhiuzzi. Sì, sì. Quindi ci sono, di rimando, a mio avviso la Reggiana e il Vicenza invece sono messe proprio male, le vedo proprio... Però il Pescara deve far punti, perché l'Ascoli si è ripreso, l'Entella al di là della sconfitta di domenica era in ripresa, quindi i punti bisogna farli. La Reggina come sta? Stasera sta pareggiando con la Salernitana, però è una squadra ostica. Sì, beh, si sono anche rinforzati, si sono buttati sul mercato, anche hanno speso, insomma, hanno fatto una buona squadra. Al di là che magari io non avrei fatto quella squadra lì, però ho visto anche il primo tempo, prima con la Salernitana, era la Reggina che faceva gioco, la Salernitana era in attesa. Non so chi vuole condividere qualche riflessione con Gianni Rosati, Totò De Leonardi, vabbè, lo conosce più di... No, io ovviamente lo coinvolgo, Rosati, sì. Perché prima, intanto io personalmente confido nell'esperienza di Breda, e nella bravura dimostrata in altre situazioni, come possiamo dire, difficilissime, come quella del Pescara, dove ha raggiunto la salvezza. E io chiedo a Rosati, che ha fatto una vita, che fa il direttore sportivo. Aveva Breda nella Reggina, Rosati, eh? Aveva Breda nella come? Regina. Aveva Breda nella Reggina, Rosati. Tra l'altro, ecco, ma in situazioni del genere, proprio quando c'è una squadra in affanno, una polveriera e una montagna di giocatori, l'allenatore sì, ci mancherebbe, è importantissimo, ma serve anche il sostegno della società, o per meglio dire di una società che ha due direttori. Il Pescara ha due direttori, tutti e due bravi, e chi dice il contrario?
E però in casi del genere i direttori devono stare lì a sostenere, ad aiutare, a contribuire al lavoro dell'allenatore. O no, Rosati? Certo, che dici? Certo, beh, devono lavorare sicuramente di comune accordo con il mister per dargli forza, per dargli continuità e per fargli capire, insomma, la situazione come sta, e devono lavorare insieme. Soprattutto lo devono capire, scusami, lo sai meglio di me, soprattutto lo devono capire i giocatori, che quando gli fa comodo parlano di professionalità, ed è quando poi dimenticano, non gli fa comodo, fanno le figuracce di Macin, o dei due giocatori che arrivano in ritardo, o di tutti gli episodi. Lì deve intervenire il direttore sportivo, prima ancora dell'allenatore. Ci vuole intanto grande personalità da parte dell'allenatore, ma anche dei due direttori sportivi in questo caso. Però ecco, devono, come dicevo prima, devono cucire. Con una volta nelle cuciture si metteva la cera per farla scorrere, no? Bisogna mettere la cera e cucire. Bisogna lavorare tutti insieme e far capire alla squadra, trasmettere questi valori alla squadra per fargli capire che siamo in Pescara, ci dobbiamo salvare, quindi tutti insieme andiamo, perché se ognuno va per conto suo non ci si salva sicuro. Lei, Rosati, ha lanciato in pratica Preda sulla panchina della Regina, però non vi siete lasciati in ottimi rapporti, succede spesso, no? Nel calcio. Non ci siamo mai picchiati, sicuro? Beh, no, parlo di vedute a livello tecnico. No, va bene, la filosofia calcistica non è la stessa. D'altra parte io avevo portato Ivo Iaconi, non Breda. Breda me lo sono ritrovato, però sì. Poi io ho collaborato con tutti, sono riuscito a collaborare con Gigi Cagni, che è non plus ultra, per cui penso un po' se non collaboravo con Breda. Allora, Totò De Leonardis? Sì, volevo dare un motivo di riflessione anche a Gianni. Allora, scorrendo il nuovo organico, ti faccio un elenco. Rigoni, De Sena, Tabanelli, Memusciai, Valdifiori, Omeonca, Fernandez, Maestro, Busellato, Bacini. Praticamente sono 10 centrocampisti. Ora l'allenatore dovrà fare delle scelte, è inutile che diciamo la squadra forte. Voglio dire, come la costruisci questa squadra? E questo è uno dei problemi principali in questo momento. È rimasto un organico estraneo, soprattutto con problemi, soprattutto a centrocampo. Vuol dire, non è facile costruire una squadra, non è che poi dice devono remare tutte la stessa parte. Totò, posso farti una domanda a tal proposito? Posso farti una domanda? Perché per onestà, tu hai sempre detto in passato che bisognava rivoluzionare questo organico per cancellare il passato. Cioè, cosa avresti fatto tu? Avresti fatto arrivare dei nuovi giocatori e mettere da parte quelli che non avevano reso? Per non creare problematiche di abbondanza. Ma sicuramente sono problemi che restano. Voglio dire, inutile, alla fine di centrocampisti ne saranno due, massimo tre. Voglio dire, ce ne sono 10, perché anche Maestro l'abbiamo visto, è lo stesso Macin giocare al centrocampo. Oppure se ne metti uno davanti ti resta una punta. Quindi di non troppo. Li avresti tenuti tutti in rosa? Assolutamente no, assolutamente no. Io volevo sentire il parere di Gianni su questo. Sì, sentiamo Gianni. In effetti sono troppi, sono tanti, sono troppi. E soprattutto molti veterani, voglio dire, c'erano molti, sì. Non è che sono ragazzini. Tra l'altro. E quindi questo può creare problemi nello spogliatoio, sicuramente, anche tra di loro. Ma sicuramente adesso lui però deve partire da una base e avere una squadra, per non dire, ma il format ideale è fare delle giocate di fantasia secondo gli avversari. Cioè giocare magari con una punta e due mezze punte, oppure una mezza punta e due punte, a seconda della gara che vuoi fare. Però deve avere una base di fondo, sette undicesimi devono essere sempre gli stessi. Però lei che lo conosce bene, ha il carattere Breda per gestire questa rosa extra large? Perché lì anche a me la domanda sì. È rivolta a me? Certo. Sì, è certo, a te. Beh, con il tempo penso di sì, l'ha assunta. È ovvio che dovrà avere il supporto della società, perché da solo... Quello sempre, ma tutti gli allenatori devono avere il supporto della società, altrimenti vanno a fare la guerra con gli schioppi invece che con le bombe atomiche. Anche perché adesso anche perché è finito il calciomercato, quindi mo bocchette e repetto, che devono fare? Vanno al campo
parlano con l'allenatore, guardano e invece di vedere solo con i due occhi di Breda, che deve pensare anche a fare l'allenatore, ce ne stanno altre quattro. Certo. Anche come posso dire, come stimolo per i giocatori. Certo. Riccardo, hai questo timore che questi veterani, non lo so, io mi auguro di no, possono non essere più tranquilli? Già non lo erano prima. Beh, il timore c'è perché lo spogliatoio del Pescara ogni anno ci riserva sempre delle sorprese. Sicuramente gli episodi che si sono verificati fino adesso. Però non lo dire con questo tono dimesso, altrimenti. No. Cioè, altrimenti. Ciao, Fritz. Stai facendo un discorso. No. Stavo cercando di fare la persona seria. Ah, no. No, ti sto dicendo. Non ti riesce bene. No, stavo dicendo, è vero, però sicuramente sono tanti giocatori. E per il momento quello che è successo già, sia quello di Asensio che poi è andato via, quello di Machine, i giocatori che erano in ritardo, un po' su tutte queste componenti, forse la società dovrebbe adottare un pugno un po' più duro, ma credo dalle parole prima del Presidente che si adotterà. E credo che i giocatori siano talmente furbi da non creare nessun caso, perché soprattutto per la condizione in cui siamo, non gioverebbe veramente per nessuno, anzi. Sono caduti tutti gli alibi, no? Per tutti, quindi bisogna far punti subito, che se ne dica, quale calma, con calma. Sabato c'è la regina, bisogna far punti. Sì, ma il mio calma era riferito, non sì. Bisogna avere la frenesia di dover obbligatoriamente far vedere tante cose. Bisogna andare in campo con forza e con grinta e con la consapevolezza di fare il risultato. Questo e forse anche giocare a calcio. Un'ultima. Beh, adesso mi allaccio, fammi fare la persona seria. Con De Sena sicuramente a centrocampo si acquisisce veramente un punto di riferimento molto forte e lui a pallone sa giocare veramente. Gianni senza dubbio, Rosati. Però ricordava. Scusami, Francesco, perché siamo negli ultimi minuti. Gianni Rosati sulla regina, le difficoltà di questa gara. Poi, Francesco, ti lascio concludere. E intanto la regina ha parato un calcio di rigore, l'ha sbagliato Juric. E l'ha parato Nicolas. Grazie per gli aggiornamenti, perché l'avrebbe detto Andrea. Ma è una bella notizia. Però ci ha anticipato. E la regina è una squadra tosta. Adesso con. In mezzo al campo con Follo Ruscio, come si chiama lui, che è un ottimo giocatore, ha messo primi e si è rinforzata con Edera del Torino, cioè ha messo un po' di forza. Davanti ha messo Montaldo, che non è che fa una caterva di gol, ma sicuramente era un punto centrale che loro serviva perché gli altri erano fermi. Quindi sarà una partita abbastanza. Lei ha ancora legame con Reggio Calabria, con la regina? È vero che prima c'era un'altra società. Non c'è più Foti, però io ho lavorato 10 anni per la regina, sono legato alla regina, però sono legatissimo a Pescara. Ci mancherebbe, non è per distinguere il sentimento, era solo per Gianni. Capire. Gianni, mi insegni tu che va bene gli acquisti della regina così come vanno bene quelli del Pescara, bisogna vedere in che condizioni, perché è vero che Dossena potremmo anche dire che per la Serie B, però ricordava il presidente, ha giocato poco. Tabanelli, no, se ho letto bene, 15 partite. No, De Sena, Andrea Costantini, subito Andrea, un po' di chiarezza sui numeri. Sì, beh, De Sena ha giocato tante partite in questo campionato, è stato un titolare, ha giocato 18 partite, ha segnato anche 2 gol Daniele De Sena. Tabanelli ha giocato 10 partite, non tutte da titolare. Ecco, chi ha giocato di meno è Giannetti, che ha più di 10 presenze, però quasi tutte da subentrante. Soprattutto sono però giocatori De Sena, pronti un giocatore integri. Sano, che ha giocato tutte le partita praticamente. Paolo De Carlo. Andrea, scusa. Sì, no, Paolo, scusa. Andrea, mi dici se Basitti è anche lui centrocampista? Assolutamente sì, è un centrocampista classe 99 ganese. Sì, sì, è un ruolo strapieno. No, Paolo, hai qualche curiosità da chiedere a Gianni Rosati, nipote, ricordiamo sempre del mitico Tom Rosati, magari ad avere ancora un Tom Rosati in questo momento, ma anche in altri momenti. Anche quello di Armando, ragazzi.
Esatto. E nipote anche di Franco. Di Franco. Anche di e cugino di Marino. Cugino, mettiamoci. Fratello di Marino. E fratello di Marino. Un po' meno di Marino, più di Franco. Paolo. Chiedergli appunto se. Come sta Sabrina? Sì. Chi veramente si è rinforzato? Chi secondo te ha fatto la campagna acquisti più funzionale alle aspettative, agli obiettivi prefissati all'inizio di stagione? Quali sono le squadre che hanno operato meglio in questa finestra di mercato? Da quello che ho visto io, però non so gli ultimi colpi, non li so, quelli delle 7 o delle 6 di oggi, delle 18, non li so. Ma le bombe delle 6 non fanno male, l'ha detto pure Venditti, le bombe delle 6 non fanno male, l'ha detto pure Venditti. È successo tutto dalle 18 alle 20, è successo tutto dalle 18 alle 20. Quindi... Precedentemente mi era sembrata la Cremonese che aveva operato bene, aveva fatto 2-3 acquisti, il portiere Carnesecchi e il centrocampista Bartolomei dallo Spezia. Bravo, quindi avevo visto, loro si sono rinforzati dopo le ultime. Anche l'Ascoli si è rinforzato molto, vero Andrea? Ricordiamo l'Ascoli, già che interessa anche a Rosati, c'è Mosti della Juventus Under 23. Mosti sì, è l'ultimo acquisto, però insomma Dionisi è il fiore all'occhiello Perugini della campagna anche, acquisti. Ricordami. Parigini, scusami. Vabbè, Parigini. Insomma, tutti si sono rinforzati, il Pescara è la società che ha fatto più operazioni. Chiedo a Francesco Paolo Salviano, per chiudere, è stata una giornata ricca di lavoro anche per voi di Delfino News, come per forzapescara.com. Qual è stato il colpo che ti ha reso più felice oggi? Ma sicuramente Enrico Desseno, ovviamente, per la qualità, per l'esperienza che comunque porta questo giocatore. Poi speriamo che questo scambio con la Serenitana, con questo attaccante che arriva appunto a Pescara, porti frutti, perché è quello che manca ormai da svariate appunto sessioni di mercato, ovvero un attaccante che faccia la differenza. Ormai a Pescara penso che sono diverse stagioni. No, che soprattutto così. Ci sono stati tanti infortuni, l'anno scorso Tumminello, quest'anno Asensio, e pensate, lo chiedo a Gianni Rosati, proprio Tumminello e Asensio sono stati acquistati dalla SPAL. La SPAL ha acquistato Tumminello e Asensio oggi? Asensio oggi? No, Tumminello prima, sì. Qualche giorno fa, sì. Sì. Ed erano gli attaccanti sui quali puntava il Pescara, però si sono infortunati e vanno alla SPAL, quindi anche la dea bendata, boh. Avranno dei dottori che sono più ortopedici di quelli degli altri che hanno visto che possono mettersi a posto, non lo so. No. Sicuramente Asensio è un buon centravanti, l'altro ancora deve dimostrare qualcosina in più. Insomma, per chiudere, Gianni, ti ringraziamo per questo collegamento. Pescara Regina è già la partita svolta oppure si può anche aspettare? No, beh, si può anche aspettare, non c'è tutta, visto che la classifica è così corta. No, è ovvio che si può aspettare, ma con la Regina devi vincere, non scherziamo, che se non quando vinci, i confronti diretti l'abbiamo persi quasi tutti quanti, è ovvio che si può aspettare, per la matematica salvezza devi aspettare che arrivi al sesto ultimo posto, con la Regina bisogna vincere, in un modo o nell'altro. Francesco, scusami, non ho capito, hai detto si deve vincere però si può aspettare? No. No, non si può aspettare. Ah, certo che non si può aspettare, è vero, però non è la partita dell'ultima spiaggia, insomma, ecco. Però ho notato per la classifica, anche per l'aspetto psicologico, siete tutti d'accordo che tornare a fare punti è necessario. Certo. Totò, vuoi chiudere tu dall'alto della tua saggezza? Totò? È una giornata che può cambiare qualcosa nella stagione del Pescara? Deve cambiare assolutamente, cioè, il problema vero, Enrico, che te lo ripeto dall'inizio, deve costruire una squadra nuova, non è un'impresa da poco, voglia dire devi vincere, queste sono le frasi di solito che diciamo, deve costruire una squadra che non abbiamo avuto purtroppo, né all'inizio né dopo.
Questo tutto è chiaro. Difatti, se c'era tempo, invitavo ognuno di voi a dire quale sarà il centrocampo titolare. Vabbè, ripetete, è facile, dottor, diciamo. È facile. È facile, no? Dillo sono tu, gli no. Ultimi arrivati. Tabanelli, Rigoni, Tabanelli, De Sena, dovrebbero... Rigoni. Potrebbe. Dovrebbero essere, sì. Potrebbe. Però lasciamoli a Breda. Rigoni ha giocato ieri, De Sena è quello che è, Tabanelli c'ha una struttura fisica imponente. Però lasciamoli a Breda questi problemi perché... Ah sì, ma sì. Questo per concludere sorridendo, scherzando. Facciamo in bocca al lupo ovviamente al Pescara. Gianni Rosati, grazie, ma Andrea Costantini ci dà l'aggiornamento su Regina 0-0, confermo il rigore parato davvero molto bene da Nicola su Djuric, e dico anche che c'era probabilmente un rigore per la Regina per una trattenuta su Montalto. Il direttore di gara Abisso di Palermo clamorosamente non l'ha dato, a mio avviso. Sarà lo stadio Gianni Rosati tra gli accreditati per questa partita? No, grazie. C'ho una nipotina appena nata. Ah, è vero, tanti auguri. Grazie. Auguri, Gianni, auguri. Grazie a Gianni Rosati, a Riccardo Clinco, a Paolo De Carlis, a Francesco Paolo Salviani, a Totò De Lonarris e Francesco Di Francesco. Vi ringrazio davvero di cuore. Grazie Andrea Costantini, grazie a Maurizio Daguì. Abbiamo avuto nei primi 40 minuti il presidente del Pescara Sebastiani per commentare quest'ultima giornata di mercato, con la speranza che cambi qualcosa, anzi più di qualcosa. Grazie per averci scelto.